ti hanno fatto uscire. Persino con la chiavetta. Ti fidi di me? Non mi fido più di te. Ti fidi di me? Non mi fido più di te. Sei sicuro? Ti fidi di me? Sì, no? Mi fido di te, dai. Ah, bravo. E devi fidarti, perché voglio dimostrarti oggi la dimostrazione evidente di come mi arresteranno. No, è vero, non mi arresteranno. Di come il nostro lavoro è un lavoro, posso dire una cosa che non ho mai detto, essenziale. Oh. Sì. E te l'hanno detto loro? No. Lo sto dicendo io, me ne assumo la responsabilità, come sempre. Non ti assumo la responsabilità, così più manco giornalista, eh? Le responsabilità delle mie azioni, posso almeno quello... Almeno quello. Me le posso assumere? Assolutamente. Ed è essenziale perché questa inchiesta, tornata in auge dopo ormai 2 anni, perché si sta continuando a lavorare alacremente, non l'avrebbe fatta nessun, Tino. Certo. Nel senso che non si sarebbe cercato di capire se quello che abbiamo denunciato è vero o non è vero, se ci sono i presupposti per far pagare chi avrebbe sbagliato. Quanto costa? Però i tempi della giustizia sono lenti, bisogna avere pazienza, e qui mi rivolgo a una delle persone che ha denunciato di essere stata truffata insieme alla madre, tanto per far capire a lui. Dico, quando dici che non valgo un cazzo, che sono uno sprovveduto, che addirittura può esserti pentito di averci chiamato perché da quello che abbiamo fatto non è emerso un cazzo, beh, mio caro, vedi, ti sbagli, solo che a noi non danno la pistola, le manette, la possibilità di fare un certo tipo di indagini, e quindi ci limitiamo a denunciare ed andare a fondo. Questa è una di quelle cose per cui siamo andati a fondo, Tino. Caro Tino, se solo fossi stato un po' più veloce, caro Tino. E comunque, che ho sempre una certa età, pazienza. Ho capito, per questo non sono andato oltre rispetto a quello che abbiamo fatto. Anzi, ti metto la medaglia per quello che hai fatto, nonostante tutto, e soprattutto perché quasi mi commuovi, mo. E soprattutto perché ti fidi di me. Assolutamente. Ti fidi di me? Assolutamente. Direttore. Sei sicuro? Ti seguirei, lo sai, fino in capo al mondo. Piano. Ma ti seguirei, ti seguirei o ti inseguirei? No, ti seguirei. Seguirei. Quelli che ci inseguono sono altri. Ecco. Sono altri. Io almeno per il momento ti inseguirò quando non pago questo pay. Però fino a quando stai in buone mani. Avete capito che cosa bisogna fare per lottare? E questo è uno di quegli altri elementi che mi ha portato a cancellarmi dall'ordine dei giornalisti, perché diventa sempre più difficile avere la fiducia dei tuoi collaboratori, fidati collaboratori, perché sono fidati fin quando gli pago lo stipendio, gli paghi lo stipendio, poi diventa come Tino. Io ho detto è per far capire, ecco, è per far capire un altro dei motivi, ma approfondiremo, perché ti fidi di me ci darà modo ancora di ritornare sull'argomento. Per ora sono fuori? Felice, sono fuori. Sono in libertà, sono in libertà di continuare ad agire, ecco. E sono felice di essere stato utile a chi fa un altro tipo di indagini per chiarire la faccenda. E perché ridi? Vedi che poi sminuisci questa situazione. Ma devo fare? Sì, in libertà vigilata. Perché io vigilo sulle... No, ma guarda, sono in libertà vigilata anche per altro. Spesso sono anche, ascoltato. Va bene. Per ora e solo per ora è quasi tutto. Ma ricordati che fin quando io sono in libertà vigilata, tu sei in libertà vigilata. E tutto il mondo può essere in libertà vigilata. Adriana! Non è la Maria. Ho capito, faccio una citazione filmica.